bella. Allora, prima giustamente andiamo a vedere l'andamento del comparto dei formaggi all'interno della grande distribuzione italiana con Francesco Biella di Symphony. Come? Symphony AI. Prego. È già attivo, sì. Le pagine le giro io. Sì. Dove? Sì. Sì. Buon pomeriggio a tutti. Allora, con questo intervento apriamo una parentesi in quello che è il mondo della grande distribuzione moderna, che è comunque, certo, non l'unico canale di sbocco verso il consumatore finale, ma sicuramente uno dei più importanti, se non il più importante. E vediamo come si comporta la distribuzione moderna relativamente al comparto dei formaggi, ma vediamo anche insomma come si comporta in generale, come reagisce, come sta reagendo la distribuzione moderna di fronte a questa crisi di cui sentiamo parlare ormai tutti i giorni. E vediamo dei numeri, insomma, al di là di quello che ci vengono a raccontare i telegiornali tutti i giorni, che se ne sente un po' di ogni. Ecco, prima di tutto, per chi non lo sapesse, sono qui a rappresentare iRai. Chi è iRai? iRai è una multinazionale americana che è specializzata nella rilevazione quantitativa dei dati di sell-out, cioè di venduto, della grande distribuzione moderna. Per la verità non solo, però diciamo che è il nostro core business. Quindi, tanto per essere chiari, utilizzando come driver tutti i passaggi EAN alle casse, noi poi riusciamo a dimensionare il mercato della grande distribuzione, inteso come ipermercati, supermercati, discount, e adesso lo vediamo. AI, tra l'altro, chiaramente opera anche in partnership con diversi istituti per completare, diciamo, quello che è il mondo della ricerca di mercato e dell'analisi sul mercato, ma anche sul consumatore. E vediamo ad esempio Eurisco piuttosto che IMS per quanto riguarda il mondo del farmaceutico. Ecco, cosa vedremo oggi nello specifico? Vedremo tutto il mondo degli ipermercati, dei supermercati, del libero servizio, intendiamo i supermercati di prossimità, e del mondo dei discount. Cosa non vedremo? Non vedremo tutto il mondo del tradizionale, che sebbene AI rilevi in parte, è un canale comunque particolarmente delicato, e in particolare non è possibile rilevare il mondo del tradizionale specializzato. Non rileveremo gli ambulanti e altre tipologie. Quindi noi ci concentreremo fondamentalmente sulla grande distribuzione moderna. Cosa vedremo a proposito dei formaggi? Tutto il mondo, sia dello scaffale a libero servizio che anche del bancotaglio. Ecco, vediamo i primi numeri, perché qua di numeri fondamentalmente si tratta. Il largo consumo confezionato, quindi tutto il mondo del largo consumo confezionato nella grande distribuzione, come sta andando? Questo vediamo dei numeri che sono ad anno terminante a marzo. Quindi abbiamo un più 0,6 di giro d'affari, quindi di euro, e un meno 0,5 di volumi. La domanda che potrebbe venire spontanea è: bene, è tanto o poco? Va bene o va male? Diciamo che è un dato, prima di tutto, che ci svela chiaramente un aumento di prezzi. Noi abbiamo, questo dato ci comunica un aumento di prezzi medio del 1,1%. Che tra l'altro coincide casualmente, devo dire, con l'ultimo indice di inflazione Istat su marzo. E è un numero, che dire, non, ecco, entriamo nei giudizi di merito, è un numero da interpretare, prima di tutto, un meno sui volumi è sicuramente un numero forte. Su, stiamo parlando di 62 miliardi di euro, un meno 0,5 su volumi incomincia ad essere un numero forte, ma forte non tanto solo per il valore assoluto, ma per il fatto che noi abbiamo iniziato a leggere dei meno sui volumi a partire da metà dell'anno scorso, dopo 20 anni che non si leggevano dei meno.
è questo. Quindi qui ci si ripropone un trend, insomma, che incomincia a essere preoccupante, perché, e qui iniziamo ad accennarlo, la grande distribuzione, tutto sommato, vuoi perché cioè, è in gran parte costituita dal mondo dell'alimentare, si è sempre un po' protetta dalla grande crisi. Ricordiamoci che l'Istat come consumi su marzo da un -4,3, quindi la grande distribuzione è sempre stata ed è tutto sommato ancora in parte relativamente protetta dalla grande crisi, però fino adesso, fino a qualche mese fa, non avevamo ancora iniziato a leggere dei meno, e quindi è un dato che incomincia a mostrare dei segnali di preoccupazione. Inoltre aggiungerei due considerazioni. La prima considerazione è che è un anno terminante a marzo. Cosa significa? Che sono i 12 mesi che vanno da aprile del 2012 a marzo del 2013. Cosa succede? Ci sono dentro due Pasque. E quindi è un dato leggermente drogato anche in senso positivo da questa dinamica. Un'altra considerazione la facciamo a livello di canalizzazione. Qui parliamo di grande distribuzione, parliamo anche di discount. Ecco, il trend del discount va a migliorare il risultato finale, perché il discount nell'ultimo anno è stato un canale abbastanza dinamico, sia per un gran numero di nuove aperture, specialmente al Sud Italia, sia per comunque un giro d'affari in crescita anche per ogni singolo punto vendita. Vuoi per la crisi, vuoi per la presenza di extracomunitari nell'area discount, però comunque è un dato, diciamo, discreto, però bisogna stare attenti a prenderlo, nel senso bisogna saperlo interpretare. Detto ciò, andiamo a vedere subito all'interno di questo dato come si comportano i formaggi. Ecco, i formaggi, ecco, noi parlavamo prima di largo consumo confezionato. Il largo consumo confezionato, per la verità, include solo una parte dei formaggi. Ce n'è un'altra parte che non è confezionata, che è quello che noi chiamiamo il banco taglio. Qui è presente. Quindi nel totale mondo formaggi, quindi parliamo di peso imposto più peso variabile più banco taglio, nella grande distribuzione leggiamo 6,1 miliardi di euro con un più 0,2 di trend e 653 mila tonnellate più 1,4. Ok, tanto per incominciare, questo numero, primo, sì, bisogna dire che è più bello della media della grande distribuzione. I formaggi, si sa, nel senso, noi rileviamo già da qualche anno che i formaggi sono un settore abbastanza dinamico. Certo, per un mercato di queste dimensioni non possiamo aspettarci trend di più 10. Ecco, più 1,4 come volume, più 0,2 a livello di valore, tutto sommato è un trend sopra media. Quindi il mondo dei formaggi in grande distribuzione si sta muovendo bene. Nonostante il discorso della Pasqua che abbiamo fatto prima, perché devo dire che il fenomeno Pasqua nel mondo dei formaggi ha influito in modo più morigerato rispetto ad altre categorie. Rimane comunque il secondo settore largo consumo, cioè un mercato enorme, 6 miliardi di euro, secondo settore largo consumo per contribuzione al fatturato, cioè al giro d'affari in termini di euro, e se includiamo un altro settore del mondo del non confezionato enorme, cioè la carne, diventa il terzo, però rimane comunque uno dei macro comparti più importanti del largo consumo. Andiamo avanti. Ecco, come si compone questo mondo dei formaggi? Si compone per il 39% nei volumi a peso variabile e per il 61% a peso imposto, con i relativi trend, entrambi in crescita. Però vediamo un trend più positivo, un più 2,1, per quanto riguarda il peso imposto. Cosa ci sta dietro questa dinamica? Ci sta comunque un fenomeno di switch che noi leggiamo già da tempo. Infatti ho messo una piccola nota: nel 2010 il peso imposto pesava il 59% volume, ad oggi, anno terminante marzo 2013, pesa 61, quindi sta proseguendo questo passaggio dal peso variabile al peso imposto.
Qua vediamo, facciamo anche qualche considerazione sul prezzo. Vediamo questa dinamica deflattiva, che è un meno 1,1 dei prezzi, che si divide con un meno 0,9, meno 1,1 sul peso imposto e peso variabile, quindi più o meno si dividono il lavoro. Ecco. E da cosa dipende? Ma principalmente direi di spostarci, guardare il listogrammino sulla destra in basso, volumi in promozione, dipende dal fatto che il comparto dei formaggi, sia nel mondo al bancotaglio sia nel mondo a scaffale, è un mondo che nell'ultimo anno ha spinto molto sulla leva promozionale per salvare i volumi, chiaramente. Si tratta quasi sempre della famosa promozione di taglio prezzo operata dalla grande distribuzione. Un'altra considerazione, peso imposto e peso variabile si comportano in modo anche leggermente diverso a parità di comparti per quanto riguarda i prezzi. Mi spiego meglio. A differenza di un altro grande mondo del peso variabile, che è il mondo dei salumi, dove il peso imposto ha dei prezzi enormemente più alti rispetto al bancotaglio, nei formaggi leggiamo un fenomeno invece opposto, cioè il peso imposto ha dei prezzi leggermente più bassi. E questo è un fenomeno interessante, che spiega anche in parte lo switch verso il peso imposto dal peso variabile, oltre che anche chiaramente da dinamiche produttive delle aziende, perché il peso imposto è anche più gestibile dal punto di vista dell'azienda nei confronti della grande distribuzione. Ecco, e questa diminuzione del prezzo, se qualcuno di voi magari stesse iniziando a ragionarci sopra, sappiate che non dipende dal mix di prodotto tra peso imposto e peso variabile. Dipende proprio a parità di prodotto, il peso imposto ha sempre un prezzo un pochino più basso, a differenza di una sola categoria, e adesso vediamo. Ecco, vediamo qua i macro comparti, come si stanno muovendo. E vediamo anche il trend di prezzi diviso per macro comparti. Il primo dato che salta all'occhio è che i freschi costituiscono la metà dei volumi, con un trend tra l'altro di crescita più interessante, più 2,2, si riconferma un trend che si presenta da ormai 4-5 anni, cioè che il mondo dei formaggi freschi è particolarmente brillante. Poi abbiamo il mondo degli stagionati, che include ad esempio anche tutto il mondo dei formaggi francesi. Abbiamo il mondo dei duri, che sono chiaramente parmigiano, grana e tutte le altre tipologie come il trentino, l'odigiano e quant'altro. E poi fusi, per fusi noi intendiamo sottilette e formaggini, tipo Susanna, formaggini mio, queste cose qui. Quindi la diminuzione dei prezzi coinvolge più o meno tutte le macrocategorie. Ecco, qua andiamo a vedere un dettaglio un pochino superiore per quanto riguarda l'interno dei comparti, cioè proprio le tipologie di formaggi. E quindi vediamo subito che la mozzarella è un po' la regina del comparto formaggi in grande distribuzione. E il 25% dei volumi sono alimentati dalle vendite della mozzarella, che cresce più di un più 0,1%. Cresce poco perché è proprio anche il classico esempio di mercato maturo, quello della mozzarella, ormai intanto per le dimensioni del mercato particolarmente importanti che spiegano anche un trend un pochino più contenuto e poi anche per una certa maturità del mercato che in termini pratici vuol dire anche che sono già state sfruttate moltissime tipologie di segmentazioni, cioè l'industria già veramente fa uscire ogni tipo di prodotto possibile in relazione alla mozzarella. Poi andiamo a vedere ad esempio la ricotta. La ricotta è particolarmente interessante, un più 4,7, perché è proprio il classico esempio di un mercato che potrebbe mostrare delle potenzialità di crescita interessanti, perché è leggero, perché è un formaggio ricco di proteine, perché ben si sposa con la tendenza degli ultimi tempi di avere un ingrediente, no, per cucinare in casa.
parallelamente ad esempio anche al fenomeno delle monodose nella mozzarella, e anche un altro fattore piuttosto importante è il formaggio che costa meno. Poi abbiamo il mondo ad esempio interessante dei freschi industriali. Cosa ci sta dentro? Fondamentalmente ci stanno dentro gli spalmabili e i fiocchi. Qui c'è dietro una dinamica del leader di mercato che con una forte pressione sull'innovazione ha tenuto vivace e allegro questo segmento. Per quanto riguarda i fiocchi, poi stanno rientrando anche all'interno di un maggiore gradimento per via di anche mutate abitudini di consumo, particolari diete piuttosto che. Poi invece vediamo ad esempio il mondo degli altri stagionati. Dietro questo trend particolarmente vivace, dietro gli altri stagionati ci stanno, ecco, qui ci sta in modo robusto i formaggi francesi, ci sta, dietro questo trend positivo si nasconde anche una tendenza del consumatore anche a sperimentare sempre di più prodotti nuovi. Quindi invece il settore che mostra più difficoltà è quello della pasta filata e un pochino anche dei tipici italiani. I duri, secondo comparto, con un 17% di volumi, un più 1,5% di trend. Ecco, qualche considerazione su alcune indagini sul consumatore che AIRAI ha svolto nell'ultimo anno, da un campione di 12.000 consumatori in relazione a 35 categorie, quindi sono dati piuttosto solidi a livello statistico. Cioè, l'84% dei consumatori è propenso a sperimentare nuovi prodotti, quindi emerge la stessa dinamica che leggiamo poi nei mercati dei formaggi. Un certo interesse a sperimentare prodotti nuovi che sempre di più si trovano sullo scaffale. Interessante anche questo 49% che ritiene che non ci sia un numero sufficiente di nuovi prodotti. A qua ci agganciamo al discorso dell'innovazione, no? Che potrebbe, che è uno dei driver di crescita, perché sull'innovazione si può fortemente puntare per ricercare una crescita. Certo, vale per tutti i mercati, l'innovazione può essere di svariati tipi, però anche da questo dato emerge una propensione del consumatore, tutto sommato, nonostante la diminuzione del potere d'acquisto, nonostante bisogna far quadrare il bilancio in famiglia, comunque c'è sempre un'apertura mentale di fronte a eventuali nuove proposte. Certo, gli interessati a nuovi prodotti solo se hanno un prezzo sostenibile, quindi l'innovazione deve essere chiaramente riconosciuta dal consumatore ed avere un prezzo che il consumatore ritiene adeguato. Quindi, e qua mi riferisco a determinati tipi di innovazione che abbiamo visto noi di AIRAI, un numero sterminato, potete immaginare. Tenete presente che nelle innovazioni, nei lanci di nuovi prodotti, solo poi il 7-8% rimane sul mercato dopo il primo anno. Quindi quel 7-8% sono quelle innovazioni che il consumatore ha tendenzialmente riconosciuto come tali. Ecco, chiudiamo questo intervento con delle previsioni che abbiamo fatto con delle metodologie econometriche su come potrebbe andare il mercato alimentare in questo caso, perché è sul grande macro comparto che si possono avere dei numeri solidi, e poi facciamo alcune considerazioni sui formaggi. Ad esempio, vediamo un alimentare che fa un meno nei volumi. Ecco, anche questo è un dato forte, perché se è vero che è da metà del 2012 che noi vediamo una contrazione dei volumi nel largo consumo, è altresì vero che in genere l'alimentare invece ha sempre tenuto piuttosto bene, perché sono sempre stati i comparti non food, quindi cura casa e cura persona, che hanno mostrato più i segni della crisi. Invece da quest'anno, in particolare dal 2013, incominciamo a vedere dei meno anche sul mondo dell'alimentare, e questo è un dato molto forte. Ecco, sul nostro mondo dei formaggi cosa possiamo aggiungere?
Sì, ok, un ulteriore rallentamento della domanda anche nel 2013, ce l'aspettiamo tutti. Un PIL previsto di meno 1,5 punti in questo momento, è un dato ad aprile dell'Istat. Inoltre nel mondo dei formaggi dobbiamo anche fare i conti con alcune dinamiche internazionali, vuoi la produzione delle polveri, vuoi le scelte strategiche della Germania, vuoi le scelte dell'Oceania, comunque tutta una serie di una miriade di fattori che ci fanno sospettare con una buona percentuale di confidenza che i prezzi delle materie prime aumenteranno nel corso del 2013. E questo avrà un impatto piuttosto violento sui conti economici delle aziende e sul loro comportamento obbligato di scaricarlo in un modo o nell'altro sul consumatore finale. E ci sarà comunque sempre la leva promozionale, perché qui parliamo sempre di grande distribuzione, che cercherà di controbilanciare questo calo dei volumi e questa situazione, diciamo, di pericolo. Calo di volumi previsto e i prezzi in aumento. I prezzi in aumento verranno quasi sicuramente, perché ormai sono anni che la pressione promozionale è sempre in aumento, la distribuzione cercherà di controbilanciare gli aumenti dei prezzi con le promozioni, con la pressione promozionale. Ok, finito. Grazie dell'attenzione. Grazie Francesco. Per questi dati, no, questi strumenti di analisi che ci aiutano a capire quali sono i segmenti che possono avere una crescita, uno sviluppo, che possono orientare anche le scelte dei trasformatori, dei produttori di formaggi. Grazie anche per questo sguardo sui consumi agroalimentari in Italia. Poi avremo modo di approfondire con i rappresentanti della grande distribuzione. Purtroppo ancora un calo, già l'anno scorso non c'è stato un calo e prosegue l'andamento negativo, che quindi si ripercuote poi su tutti i prodotti agroalimentari.